Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questo nuovo video del nostro canale dedicato a Dio e alla religione. Oggi vogliamo condividere con voi una storia incredibile e meravigliosa, che ci parla della potenza e della misericordia di Dio. Prima di continuare però, ti chiediamo una gentilezza. Iscriviti al canale e metti mi piace al video. Ci aiuterai a raggiungere più fedeli e condividere le nostre storie. Si tratta della storia di Marco, un giovane che ha ricevuto un grande miracolo in 10 minuti grazie agli angeli. Ascoltate attentamente questa storia e preparatevi a ricevere anche voi un grande miracolo nella vostra vita. Marco è un ragazzo di 25 anni che vive a Roma. Ha sempre avuto una vita difficile, piena di problemi e di sofferenze. Ha perso i suoi genitori quando era bambino, è stato cresciuto da una zia che lo maltrattava, ha abbandonato la scuola per lavorare come lavapiatti in un ristorante, ha avuto delle brutte esperienze con le droghe e l'alcol, ha subito delle violenze da parte di alcuni criminali, ha contratto una grave malattia che lo ha reso invalido. Marco si sente solo, disperato, senza speranza. Non crede in Dio, non crede nell'amore, non crede nel futuro. Si chiude in casa, non esce mai, non parla con nessuno. Passa le sue giornate a guardare la televisione o a navigare su internet, cercando di dimenticare il suo dolore. Un giorno, mentre sta guardando il nostro canale su YouTube, vede il titolo di questo video. Dio sta dicendo, se tocchi qui riceverai un grande miracolo in 10 minuti. Marco pensa che sia una bufala, una truffa, una presa in giro. Si sente offeso e arrabbiato. Vuole chiudere il video e cancellare il nostro canale dalla sua lista. Ma qualcosa lo ferma. Qualcosa lo attrae. Qualcosa lo spinge a guardare il video fino alla fine. È la voce degli angeli. Gli angeli sono esseri spirituali creati da Dio per adorarlo, servirlo e collaborare al suo piano di salvezza. Gli angeli sono puri spiriti, cioè non hanno un corpo materiale come noi, ma sono dotati di intelligenza e volontà. Gli angeli sono numerosissimi, si dividono in 9 cori o gerarchie, e hanno diverse funzioni e missioni nel regno di Dio. Tra tutti gli angeli, ci sono quelli che hanno il compito di essere i messaggeri di Dio e i nostri fratelli maggiori. Gli angeli ci parlano attraverso la nostra mente e il nostro cuore, ci inviano dei segni e dei simboli, ci ispirano dei pensieri e dei sentimenti. Gli angeli ci amano con un amore puro e disinteressato, ci conoscono meglio di noi stessi, ci seguono in ogni momento della nostra vita, ci aiutano a compiere la volontà di Dio e a raggiungere la nostra meta eterna. Gli angeli vogliono parlare con Marco. Gli angeli vogliono aiutare Marco. Gli angeli vogliono fare un miracolo per Marco. Mentre Marco guarda il video, sente una voce nella sua testa che gli dice, Marco, siamo gli angeli di Dio. Siamo qui per te. Ti amiamo. Ti vogliamo bene. Ti vogliamo guarire. Ti vogliamo salvare. Marco si spaventa. Non capisce cosa sta succedendo. Non sa se credere o no a quella voce. Non sa se si tratta di un sogno o di una realtà. La voce continua, Marco, non aver paura. Siamo i tuoi angeli custodi. Siamo sempre stati con te, anche se non ci hai mai visto o sentito. Siamo stati testimoni di tutte le tue sofferenze e di tutte le tue lacrime. Siamo stati vicini a te in ogni momento, anche se non te ne sei mai accorto. Siamo qui per portarti un messaggio di Dio. Marco si commuove. Si sente toccato nel profondo del suo cuore. Si sente curioso e interessato a quel messaggio. La voce dice, Marco, Dio ti ama. Dio ti ha creato per un motivo. Dio ha un piano per la tua vita. Dio vuole che tu sia felice e che tu realizzi il tuo potenziale. Dio vuole che tu lo conosca e che tu lo ami. Dio vuole che tu gli chieda aiuto e che tu ti fidi di lui. Marco si emoziona.
si sente amato e voluto da Dio. Si sente chiamato e invitato da Dio. La voce dice, Marco, Dio vuole farti un regalo. Dio vuole farti un miracolo. Dio vuole guarirti dalla tua malattia, liberarti dai tuoi problemi, riempirti di grazia e di benedizione. Dio vuole trasformare la tua vita in una vita nuova e meravigliosa. Marco si stupisce. Si sente incredulo e meraviglioso davanti a quella promessa. Si sente tentato e attratto da quella possibilità. La voce dice, Marco, per ricevere il miracolo di Dio devi fare una cosa semplice ma importante. Devi toccare lo schermo del tuo computer o del tuo telefono dove vedi il titolo di questo video. Dio sta dicendo, se tocchi qui riceverai un grande miracolo in 10 minuti. Devi toccare con fede, con amore, con gratitudine. Devi toccare come se stessi toccando il cuore di Dio. Marco si blocca. Non sa cosa fare. Ha paura di sbagliare, di deludere, di offendere. Ha paura di essere ingannato, di essere deriso, di essere deluso. La voce dice, Marco, non aver paura. Non hai nulla da perdere e tutto da guadagnare. Non hai nulla da rischiare e tutto da ricevere. Non hai nulla da dubitare e tutto da credere. Tocca lo schermo con fiducia e con speranza. Tocca lo schermo con umiltà e con coraggio. Tocca lo schermo con gioia e con pace. Marco si decide. Vuole provare. Vuole credere. Vuole ricevere. Allunga la mano verso lo schermo del suo computer o del suo telefono. Tocca il titolo del video. Dio sta dicendo, se tocchi qui riceverai un grande miracolo in 10 minuti. E succede il miracolo. Marco sente una scossa nel suo corpo, una luce nei suoi occhi, una voce nel suo cuore. Marco sente che la sua malattia scompare, che i suoi problemi si risolvono, che la sua vita cambia. Marco sente che Dio lo guarisce, che Dio lo libera, che Dio lo benedice. Marco sente che gli angeli lo abbracciano, gli angeli lo lodano, gli angeli lo ringraziano. Marco piange di gioia e di gratitudine. Marco ringrazia Dio e gli angeli per il loro amore e per il loro aiuto. Marco ringrazia anche noi per avergli fatto vedere questo video e per avergli fatto conoscere il miracolo di Dio. Cari fratelli e sorelle, questa è la storia di Marco, il giovane che ha ricevuto un grande miracolo in 10 minuti grazie agli angeli. Vi invitiamo a riflettere su questa storia incredibile e meravigliosa, che ci parla della potenza e della misericordia di Dio. Vi invitiamo a diffondere questo video a tutti i vostri amici e conoscenti, perché anche loro possano ricevere un grande miracolo nella loro vita. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per ringraziare Dio per averci donato i suoi angeli come nostri custodi. Amen. E vi benediciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spero che questo vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se avete bisogno di altri aiuti o suggerimenti, potete contattarmi tramite il mio sito web o i miei social. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao.